cominciato a dipingere che ero molto giovane, avevo 7-8 anni, non di più. Ho trovato i colori ad olio in casa che appartenevano a mio padre, ma nessuno mi ha mai insegnato a dipingere. Io ho cominciato a dipingere a olio e ho scoperto di avere questo talento naturale e non so, magari l'ho ereditato da un'altra vita, da una vita precedente, per chi crede alle vite precedenti. E in ogni modo ho cominciato molto giovane. Le mie prime mostre invece risalgono alla seconda metà degli anni 90, in cui io dipingevo figurativo, ho dipinto figurativo per molti anni, fino al 2006 praticamente, in cui ho avuto questa transizione dal figurativo all'astratto. Per me l'artista, per come lo vedo io, è un comunicatore, è un canale che deve semplicemente trasferire un messaggio più grande di lui. È per questo che mi ispiro ad antiche tradizioni che sono millenarie e che da millenni cercano di portare l'uomo verso l'alto, di farlo evolvere, di farlo migliorare. Quindi cerco di tenermi lontano, di non mettermi in primo piano nelle opere che faccio, ma sempre veicolare un messaggio. Questo è molto importante. Con l'astratto, col segno di poi, mi sono reso conto che c'erano delle simbologie, delle figure che avevano un significato archetipico. E quindi da lì è partita tutta la mia ricerca verso il simbolo archetipico che è dentro di noi, anche inconsapevolmente, abita dentro di noi, e l'ho trasformato in uno strumento per comunicare questi principi che fanno parte di tutte le tradizioni del mondo. Dunque, gli elementi e la materia sono ciò che ci unisce alla terra, mentre i simboli sono ciò che ci unisce al cielo. Per questo per me è molto importante mettere i quattro elementi nelle mie opere, perché diciamo il creatore ci ha creati con i quattro elementi e noi siamo l'elemento, il quinto elemento, siamo la quintessenza, siamo qualcosa che trascende i quattro elementi. E noi come esseri creati abbiamo il dovere, e come artisti ancora di più, di creare usando i quattro elementi. L'acqua, l'aria, il fuoco, la terra devono essere presenti, poi io li manipolo, li trasformo, ma all'origine c'è questo, e li trasformo perché anch'io voglio creare una quintessenza, qualcosa che trascenda di nuovo i quattro elementi come io, come uomo, come artista, come essere creato, trascendo i quattro elementi. Quindi è un'analogia, possiamo dire, come in alto, così in basso. Questo è il motivo per cui trovi tanta materia nelle mie opere. La mia tecnica, in realtà sono tante tecniche, perché la tecnica non deve mai essere il fine dell'opera. Quello che per me è importante è il messaggio, comunicare il messaggio. Se devo
per esempio, comunicare l'idea di una forte energia, userò un dripping, userò un lancio di colore. Se devo comunicare invece la ricettività, un principio femminile, yin, terrestre, userò un cretto, ad esempio, userò delle sabbie, userò dei sassi. Tutte le tecniche che io uso, dal fuoco appunto alle terre, uso colori a olio, uso acrilici, uso spray, uso catrame, metalli, oro, uso colle, plastiche, di tutto. Il messaggio invece viene attinto, viene preso dalle antiche filosofie. Poi ci sono i simboli. I simboli sono qualcosa che invece ti lega al cielo, perché i simboli sono qualcosa che non appartengono a questo mondo. La croce, ancora il cerchio, la mezzaluna, ma il triangolo, il quadrato, tutte le geometrie perfette, le geometrie platoniche, le geometrie sacre, sono qualcosa che in natura non esistono, ma ci indicano una direzione verso la perfezione. Questo è importante. Una sfera può essere vista come simbolo di Dio. Quindi, quando percepiamo la sfera, quando guardiamo la sfera, abbiamo immediatamente una unione, un legame con qualcosa che ci trascende, che va verso l'alto. Un cammino che deve essere un cammino di evoluzione, come in tutte le antiche tradizioni, le tradizioni spirituali, le antiche filosofie, tutte dicono la stessa cosa. L'essere umano è su questa terra per migliorarsi. Nella mia pittura sono presenti anche i contrasti, sono molto presenti il colore nero e il colore rosso. Già qui vediamo una dualità che si manifesta, lo yin e lo yang, il femminile e il maschile, la terra ricettiva e il fuoco, invece l'energia creativa del fuoco. Questi due opposti trovano una loro unione, una loro fusione nell'oro, nel colore oro, che poi in realtà è oro vero, è un oro zecchino che viene emesso come simbolo di un elemento che trascende gli opposti. Le mie opere nascono sempre a seguito di un progetto, sempre un'idea che precede la creazione. La creazione non avviene mai per caso. Poi, che ci sia del caso all'interno delle mie opere, questo è indubbio. Un dripping, un lancio di colore, ma anche un cretto. Prendi un cretto. Il cretto nasce da solo, si sviluppa da solo quando la terra secca.
E allo stesso modo le gocce di colore che cadono nel lancio di colore non puoi controllarle. Ecco, però decido io quando in una parte dell'opera deve esserci un elemento casuale. Quindi le mie opere, vedi, hanno anche questo aspetto che io chiamo universale, cioè come nell'universo abbiamo l'ordine e abbiamo il caos. Quindi abbiamo la materia informe, la materia grezza e la geometria pura, la geometria perfetta.